dalle borghe. Cioè, noi possiamo intervenire non in caso, cioè voi potete intervenire non in caso di fallimento del procedimento di mediazione, ma all'interno, al nostro piano, perché essendo comunque un procedimento alternativo al giudizio, si può fare tutto quello che si può fare nel giudizio. Quindi, all'interno del procedimento, in maniera, come diceva il dottor Giordano, quello che detto all'inizio ormai è diventata l'icona di questo convegno. All'interno del procedimento di mediazione, tenendo conto dei bisogni delle parti, si crea una sorta di separazione delle questioni patrimoniali da quelle più interne, psicologiche dei coniugi. E quindi, proprio in questo contesto, è molto importante anche per noi mediatori essere affiancati dal nostro corpo. Quindi, anche possibile, se valutiamo sia su richiesta delle parti, ma il regolamento ICA fa prevedere anche la CPU, su richiesta di una sola parte, e anzi una procedura cercherò di chiarire di meglio, anche in assenza della parte condivisa. Quindi si richiede la CPU e si portano avanti un percorso cercativo, come poi noi lo facciamo anche negli altri paesi, tutto quella bancaria, e in modo da aiutare i coniugi a risolvere il problema all'interno di un procedimento che comunque è più flessibile rispetto a quello giudiziario. Quindi ormai viene individuato. Li aggiungeremo nelle nostre liste di Lena dei consulenti per poterle magari nominare in caso di bisogno. Questo è un aspetto molto importante. Però la domanda è molto spontanea: ci troviamo comunque in un procedimento non cosiddetto rientrante nelle materie obbligatorie? E allora perché il chiamato dovrebbe presentarsi? E se non si presenta tutta questa impalcatura fantastica? Queste possibilità che ci consente il regolamento ICA verrebbero meno? No, perché il regolamento ICA, se questo proprio parlo da avvocato, secondo me è inserito, richiamando la norma dell'articolo 8 del decreto 28, una possibilità meravigliosa, che è quella dell'avvio unilaterale. Sai, anche io sono autrice di questo avvio unilaterale. Perché che cos'è l'avvio unilaterale? Allora, l'avvio unilaterale è quella possibilità che si dà alla parte istante, a soli 61 euro IVA compresa, di poter avviare unilateralmente il procedimento se la controparte non si presenta. Ma perché la controparte dovrebbe presentarsi se non l'ha fatto la prima volta? Questa è una domanda che vi dico ogni volta. E perché? Perché a questo punto scatta tutta un'attività anche da parte della segreteria, ma di noi mediatori, perché esiste un'altra meravigliosa norma, sia della legge che l'articolo 7 del DM180, richiamata dal nostro regolamento, che consente anche a noi mediatori, su espressa richiesta del responsabile dell'organismo che interviene come sempre, di poter contattare personalmente la controparte, l'avvocato, in caso ci sia un avvocato costituito, perché noi abbiamo questo obbligo, per rappresentare come terzo imparziale la opportunità di partecipare al procedimento di mediazione, dove non si accerta torto o ragione, dove non si ammettono responsabilità, ma serve solamente per poter raggiungere un risultato in tempi rapidi, accorsi, calmierati. Richiamo un'altra cosa molto importante che ha detto il notaio, sì, perché voglio dire uno dei maggiori successi anche del procedimento di mediazione, oltre l'aspetto legato ai bisogni, è quello che gli inglesi chiamano valutazione sugli opportunity cost, sulle famose panne a mano che si insegnano in un corso per diventare mediatore. Significa, bisogna veramente far capire, questo molte volte lo fa il mediatore per favorire la partecipazione, far capire alla controparte quale sarebbe per lei l'alternativa in caso di fallimento della mediazione, non solo pensando a una sentenza che non può essere dall'esito incerto, perché non sappiamo quale potrà essere la sentenza del giudice, che molte volte potrebbe non soddisfare entrambe le parti, ma nella migliore delle ipotesi ne soddisfa una e soddisfa l'altra, ma poi anche in termini economici e di tempo. Quindi questo è il grande vantaggio che fare le mediazioni da noi, oltre che trovare me, Milena, è un'opportunità
adattato per essere perfezionato nelle opportune sedi. I racconti per fare tanti, però volevo concludere perché mi piacerebbe essere stimolata e anche dalle domande vostre che siete venuti qui, ed è importante anche capire se abbiamo toccato tutti i temi, se sono rimasti dei dubbi, se volete chiederci qualcosa. Volevo concludere con evidenziando un altro importante aspetto che la mediazione ha nei confronti della nostra economia, ma non mi dimenticherò perché di questo ne parlerò in maniera più approfondita e quindi vi do strumentalmente appuntamento al 14 novembre quando parleremo dei rapporti tra la mediazione e i contratti bancari e finanziari, dell'aspetto anche economico legato quindi alla nostra economia, ma alla grande incidenza che può avere la mediazione nella riduzione del nostro PIL, addirittura può magari trovare questa collocazione. Mi volevo solamente dare un dato che va anche a rispondere al magistrato, perché per quanto riguarda i tempi, almeno al nostro interno, mediazioni in materia di famiglia, noi le risolviamo in due, massimo tre incontri. Per rispondere sempre al magistrato, purtroppo non è presente, almeno per il nostro regolamento, noi non diamo mai rinvii così, meri rinvii, come si direbbe nel gergo giudiziale, perché i rinvii devono essere giustificati, cioè ci deve essere un'attività concreta che deve essere posta in essere, altrimenti rimaniamo a tenerci compagnia, ci vengono offerti anche confetti, quindi non si muore, non ci saranno mai risultati liberi. 5, 6, 7, l'ultima che può risolvere 8 ore di fila, ma si raggiungono gli accordi, quindi non c'è pericolo che da noi i tempi vengano dilatati. Però per parlare del dato che emerso recentemente, risolvere le controversie con la mediazione è un modo efficace del 54% e soddisfa le parti in 86 giorni, e invece per la giustizia ordinaria occorrono gli anni, tanti anni. Il dato emerso nel corso della presentazione della tappa fiorentina del Global Fund Conference, della conferenza internazionale sul futuro della giustizia, che prende il nome da Paul Pound, docente di Harvard negli anni 20, padre dei moderni di risoluzione delle controversie. Quindi anche a livello internazionale, in questo caso è stata ritenuta l'Italia uno stato importante, proprio c'è stata criticata, ma viene ritenuta la nostra legge che ha attuato la direttiva comunitaria sulla mediazione una legge molto all'avanguardia, dove gli altri paesi, voglio dire, non solo la rispettano, ma prendono come esempio. È stato anche recentemente fatto all'interno di un'altra conferenza molto importante, cioè della stessa conferenza che si è conclusa a Londra, sempre parlando di mediazione.